E là ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, arriva il momento più dolente. Il momento più dolente è quello della pulizia, a volte pesa, soprattutto poi quando devi lavare 90 pulire, diventa un attimino, in qualche modo c'è sempre qualcuno che viene a darmi una mano, però è un impegno. Stamattina voglio condividere con voi, voglio fare passo dopo passo quelle che sono le operazioni che svolgiamo appunto per lavare le sabbie. Quindi prima dobbiamo togliere un po' tutta l'attrezzatura che ogni singola voliera ha, quindi i quattro posatori, i cinque piccoli posatori che sono a bordo, le montatori Alpstep, quelle antispreco che sono eccezionali, e poi il portaosso, tutto quanto. Quindi venite con me che vi faccio vedere un po' come si svolge un po' la situazione. Allora, naturalmente queste sono le voliere comunicanti, come dicevo prima. Eliminiamo un po' tutte le bacchette, i posatori laterali, questi qua. Le mangiatoie interne, le ossa di serpe, come vedete naturalmente un accumulo di un anno circa, tutto duro e tutto sporco, insomma, quindi bisogna darsi da fare. Queste sono le mangiatoie antispreco che utilizziamo noi sempre con la sola scagliola, perché dovete sapere che i nostri amici sono così intelligenti che se noi mettiamo la miscela, loro andranno, mangeranno i semi neri e la scagliola la butteranno per terra proprio per far scendere gli altri semi neri, quindi li ho già abituati. E loro sanno perfettamente che qua dentro troveranno sempre solo scagliola, quindi è un vantaggio per me e per loro che non saranno mai senza mangiare, quindi io dall'esterno già vedo che hanno la scagliola, quindi posso anche eventualmente dimenticare di mettere la mangiatoia interna, però sono sicuro che loro avranno sempre qualcosa di cui alimentarsi, che è la scagliola. È assolutamente, state tranquilli che non è un male, anzi è un bene. Allora, questo è tutto lo sporco che praticamente combinano i nostri piccoli. Quello che spesso mi sono trovato a dire è che la piastrella è per noi una salvezza. Lavare questa parete sarà un gioco da ragazzi grazie alla piastrella. Sto condividendo con voi tutte le varie operazioni in modo da farvi vedere poi il risultato finale. Spesso mi chiedete: Giuseppe, ma quale prodotto utilizzi? Allora io queste le ho appena svuotate, no? Le bagno prima. Va bene. E naturalmente le vado a... Io uso questo, uno sgrassatore comune, se non mi credete chissà quale prodotto possa essere costoso. Naturalmente le riempio. Cerco di... no, far andare il prodotto un po' su tutto, su tutta la gabbia, la voliera in questo caso. È chiaro che quando mi fate la domanda, no? Giuseppe, ma la gabbia è meglio zingata o meglio laccata? Ragazzi, è mille volte meglio quella laccata, perché anche ad esempio utilizzando questi prodotti, qualsiasi tipo di prodotto, la gabbia viene sempre molto più pulita, molto, e poi insomma un canarino visto in una gabbia bianca, una voliera bianca o una gabbia zingata è un valore aggiunto, è un,
È chiaro, ha un costo maggiore, però secondo il mio punto di vista vale sempre la pena. Ecco, praticamente da com'era a com'è la gabbia, la voliera, è tutta un'altra storia. Ecco qua. Spero si vedano bene le immagini, però sembra una voliera nuova. Allora, naturalmente, quando abbiamo svuotato l'intera parete, io con la scopa, diciamo che passo un po' a far cadere giù un po' tutto ciò che è rimasto vicino alle piastrelle, in modo tale da non ritrovarmi poi oltre l'acqua anche un po' di rifiuti. Ecco via, così scende via un po' tutto quanto. Naturalmente anche i contenitori vanno separati, perlomeno io metto quelli trasparenti da una parte e quelli bianchi dall'altra. Anche in questo caso ho cercato di pulire un po' quello che era lo sporco sulle piastrelle. Ora con l'acqua cercherò di bagnarle tutte le piastrelle e poi naturalmente su tutta la parete spruzzerò il disincrostante, vi dico subito il nome. Semplicissimo sgrassatore qualsiasi, senza magari se preferite le profumazioni particolari utilizzate questo. Naturalmente facciamo sempre molta attenzione alle prese, vedete già l'acqua in qualche modo porta via un po' di roba. Vedrete sicuramente poi il risultato finale come viene fuori. Sgrassatore. Naturalmente poi lo facciamo sostare qualche minuto e dopo, quando andremo a lavarlo con la spugnetta, la spugnetta con retina e acqua, vedrete che andrà via un po' tutto quanto. Quindi io quest'anno ho dovuto anche, tra le altre cose, compattare, perché quest'anno penso di mettere più coppie rispetto al passato, e quindi ho dovuto compattare. Ora in questo momento i canarini di là sono tutti abbastanza stretti, quindi devo fare anche abbastanza velocemente per poter poi passare e trasbordare tutti quelli che stanno di là, di qua, per poi poter lavare tutta l'intero allevamento. Allora, faccio passare qualche minuto. Thank you.
Non credete sia già un'altra musica? Finalmente il bianco è diventato beige, è rimasto bianco, o no? Di utilizzare la spugnetta, guardate come viene via lo sporco. Un'altra storia, vero? Cioè, ora vi farò vedere con le gabbie già pulite messe sulla parete come cambia la visuale dell'allevamento. Naturalmente lo faremo per tutto quanto, per tutte quante le pareti. E, ragazzi, la piastrella è qualcosa che io consiglio sempre a tutti perché è igienica, pulita, insomma, tutto questo lo dobbiamo fare nel rispetto dei nostri piccoli, per farli stare bene, e sicuramente se noi ci comportiamo bene nei loro confronti loro si premiano, così come stanno facendo con me negli ultimi tempi. Vi lascio, siete stati già abbastanza pazientosi, buona giornata a tutti e no, un attimo solo, ancora un attimo. Insomma, piastrella bianca, voliera laccata bianca. E vabbè, l'impianto dell'acqua, i tubi bianchi, ok, è un connubio perfetto per far stare i nostri piccoli in uno splendore, in qualcosa di pulito, lucente, oltre che i solari naturali sono sempre qualcosa che fanno la differenza. Quindi consiglio a chi decide di fare un allevamento di mettere in evidenza prima il luogo, è fondamentale, il luogo, la reazione, questi piccoli particolari. Io resto a disposizione, sono già andato più volte a fare dei sopralluoghi, quindi rimango a disposizione di tutti. Buona giornata a tutti e buon lavoro. Ciao!